Viaggi in Romagna quasi quotidiani per rifornirsi della droga da cedere ai clienti. 36enne arrestato dalla polizia. Clima e caro bollette, aumenti record anche per frutta e verdura con rincari fino al 30%. Una roba impressionabile. Io, come dico ai miei clienti, scusatemi, mi vergogno io a rivenderla. Entro la primavera verrà riqualificato il parcheggio dell'ex foro Boario a Fano. La Giunta ha approvato il progetto che prevede lavori di asfaltatura, più sicurezza, nuova segnaletica e punti luce LED. Vini, profumi, pasta, caciocavallo e babà alla moretta. Premiati a Fano imprenditori e associazioni che con prodotti e iniziative promuovono il territorio in Italia e all'estero. Cittadinanza attiva e cura dell'ambiente. Più di 450 alunni delle scuole fanesi hanno partecipato alla campagna di volontariato Puliamo il Mondo. 31 espositori e 100 modellini tra navi, aerei e militari. Si potrà visitare fino a domenica 16 ottobre la mostra allestita alla Darsena Borghese. Buonasera a tutti e bentornati su Fano TV per questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca perché la squadra mobile di Pesaro ha arrestato un 36enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini era emerso che il sospettato si spostava quasi ogni giorno con l'auto nella vicina Romagna per rifornirsi della droga da cedere ai suoi clienti. Nel pomeriggio del 12 ottobre gli agenti lo hanno atteso all'uscita del casello autostradale di Pesaro e lo hanno bloccato. Nel cruscotto della vettura è stato rinvenuto un involucro contenente 24 grammi di cocaina, mentre nella sua abitazione i poliziotti hanno trovato 80 grammi di hashish e poi tutto l'occorrente per la pesatura, il taglio e il confezionamento delle dosi. Questa mattina il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto e condannato l'uomo alla pena di 8 mesi di reclusione, ma pena sospesa. Rimaniamo a Pesaro per un incendio divampato nella notte in un capanno adibito a rimessaggio di attrezzature agricole. Successo intorno alle 2.30 in strada Cerreto. Le fiamme si sono estese all'interno per una superficie di 60 metri quadrati e hanno coinvolto due trattori, un motocoltivatore e attrezzi vari. Vigili del fuoco che sono intervenuti con due autobotti hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Passiamo a una bella notizia per i fanesi e non solo, perché dopo tante richieste e segnalazioni, entro la prossima primavera verranno realizzati i lavori di riqualificazione del parcheggio dell'ex foro Boario. Lavori di asfaltatura, riordino dei parcheggi e nuova illuminazione. La giunta del sindaco Massimo Seri ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'ex foro Boario, un'area molto utilizzata e frequentata dai cittadini che diventerà più funzionale a servizio della città. L'investimento del comune ammonta a 800.000 euro. Per valorizzare le potenzialità del parcheggio del foro Boario abbiamo messo in campo più azioni. La prima è un'asfaltatura dell'intera superficie, significativa perché ad oggi sicuramente ammalorata. La seconda è proprio una nuova segnaletica che andrà a riordinare la sosta selvaggia che è sotto gli occhi di tutti, ma quando parlo di segnaletica parlo di una segnaletica che riguarda sia tutto quello che è il passaggio pedonale nuovo che si costituirà, attraversamenti pedonali e anche le nuove direzioni di mobilità all'interno del parcheggio che metteranno in sicurezza pedoni, ciclisti ma anche le stesse auto. Ed inoltre la nuova, diciamo, disposizione di quelli che sono gli stalli che nella parte centrale saranno a spina di pesce e in alcune parti invece a pettine ed altre in linea, è fatta proprio in modo per tutelare tutto quello che è la parte vegetativa, quindi le specie arboree, ricordiamo ci sono 120 alberature all'interno di quel parcheggio, è fatta anche per favorire quelli che sono stalli conformi alla legge, per una circolazione di grossi mezzi che vengono utilizzati per la manutenzione del verde, ma anche dell'illuminazione dei mezzi di soccorso che naturalmente devono transitare all'interno dell'area e per tutelare quelle che sono le fragilità. Infatti verranno ricavati 318 stalli, di cui 15 per persone con disabilità e per mamme in gravidanza. A questi si vanno ad aggiungere 45 posti per bici e moto, tutti gratuiti. L'attenzione poi sarà rivolta anche alla sicurezza.
anche alla luce di quegli episodi negativi che si sono realizzati nel corso degli anni e soprattutto con un potenziamento di quello che è l'illuminazione, che dove passa da 12 punti luce a 35, ricordo punti luce a LED, quindi con un risparmio energetico e sicuramente una migliore efficacia anche di luminosità. Oltre a questo siamo intervenuti anche sul decoro, riqualificando quello che è l'ingresso, quindi andremo a migliorare la cancellata e tutta la parte, diciamo, di pavimentazione, soprattutto all'ingresso, che sarà continuativa alle linee adiacenti. È una risposta molto importante ed attesa dalla città, che mette in collegamento il centro storico, l'ospedale e tutte le attività limitrofe, oltre che essere anche un posto utilizzato dai residenti, per cui diciamo che entro l'anno andrà a gara per poi essere realizzato per la primavera del prossimo anno. Nel 2021 nelle Marche si sono registrate oltre 1600 morti cardiache improvvise, un trend in crescita se si pensa che nel 2020 erano state 1462 e l'anno prima circa 1100. È importante, ha detto l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, la presenza e l'utilizzo di defibrillatori, specie quelli automatici che ormai devono essere presenti anche in palestre, supermercati, luoghi di culto e per la cosiddetta legge del buon samaritano approvata nel 2021. Tutti possono utilizzarli senza commettere reato, anche perché le istruzioni si trovano sugli apparecchi. La Regione si sta adoperando per aumentare i corsi e il numero dei defibrillatori, perché questi fenomeni colpiscono una persona su 1000. Nelle Marche ci sono 1290 DAE, defibrillatori automatici esterni mappati, di cui più di 250 nel pesarese. Prima della fine dell'anno, ha annunciato l'assessore, approveremo la progettualità preliminare per un'applicazione per smartphone in grado di mappare i defibrillatori presenti, incrociandoli con i cittadini disposti a intervenire esattamente come accade in Emilia-Romagna. Invece nella residenza sanitaria di Galantara, da lunedì 17 ottobre, il Giardino dei Ricordi riapre le porte ai pazienti affetti da Alzheimer. Il centro, chiuso per lo stato di emergenza Covid da più di 2 anni, in una prima fase accoglierà 8 ospiti a tempo pieno. Si potrà accedere tramite una richiesta del medico di medicina generale al punto unico d'accesso in via Lombroso 37. La domanda poi verrà valutata da un'equipe e verrà redatto un piano assistenziale specifico. Torniamo a parlare dei rincari che non risparmiano i beni di prima necessità, prezzi alle stelle anche per la frutta e la verdura con aumenti fino al 30%. Le interviste di Cristiana Guerra. Lei signora che cosa ha acquistato questa mattina? Ho acquistato mandaranci e poi ho acquistato le pesche e poi abbiamo preso le pere. Quanto ha speso? Di più rispetto a qualche tempo fa? Sicuramente sì. Sì, qualcosa in più senz'altro. Quindi bisogna stare attenti con i prezzi? Sì, sì, stiamo attenti perché le pensioni non si aumentano mai, per cui in certo momento vediamo dove si acquista meglio. Logicamente questa qui, questi qui sono quelli che hanno un po' i prezzi un po' più moderati, ecco. Quindi voi guardate, ovviamente, fate un giretto fra le bancarelle e poi scegliete quella migliore. Certo, certo, certo. Come sono i prezzi stamattina al mercato? Sono i soliti. L'aumento si sente un po' ovunque, in ogni tipo di genere, sia qua che nella carne, nel pesce. Sì. Cosa acquista lei stamattina? Io ho già fatto la spesa del supermercato perché approfitto delle offerte. Qua prendo frutta però, la preferisco al banco. Quindi si cerca di risparmiare un po', di guardare dove sono le offerte, sì, un po' ovunque. Sì, sì, ovunque, dove capita, se c'è tempo. I prezzi delle verdure sono aumentati? Sì, per forza. Di quanto? Butto, come dire, 20-30%, comunque sono aumentati, ma perché è aumentato tutto. Molte volte è ingiustificato il rincaro. Cosa è aumentato di più? Le verdure, ma non è ancora questione di aumenti generali, questione del clima, sta roba qui. Ancora, piano piano aumenterà tutto, tipo i pomodori in serra aumentano perché tanto con gli olivi vanno scaldate le serre. Quindi di conseguenza voi riaumenterete i prezzi ai consumatori finali? Se vogliamo guadagnare qualcosina sì, se non ci stiamo a casa che mei. Oggi si cerca di risparmiare su tutto, frutta, verdura, pane, pasta, tutto, perché i prezzi sono aumentati e per cui con quello che ci danno sia per le pensioni
e sia per gli operai e roba varia, è difficile andare avanti. Purtroppo il governo, il nuovo governo o chi ci governerà dovrà pensare a queste cose qui che sono molto molto importanti per la famiglia. Anche i prezzi della verdura volano con un 17% in più circa rispetto al prezzo degli altri anni. Anche di più, molto di più. Cioè le bietole nel giro di una settimana aumenta la roba 10, 20, 30, 50. Le bietole la settimana scorsa andavano 1,80, adesso sta settimana hanno iniziato con 2,50. Cominciano ad andare su parecchio, cioè paghiamo noi l'elettricità al contadino. I fagioli, i borlotti, se faccio un esempio, all'ingrosso vogliono 5 euro al chilo. Noi cosa dobbiamo rivenderle alla gente? Una roba impressionabile. Io come dico ai miei clienti, scusatemi, mi vergogno io a rivenderla. La gente sta più attenta agli acquisti? Sì, molto di più. Cercano di prendere proprio lo stato necessario. Secondo lei invece a livello nazionale cosa bisogna fare o cosa bisognava aver già fatto? Andare a Roma e fare un bel casino, non di stare qui o bruciare le bollette, così andare giù proprio a far casino. Perché io vedo negli altri paesi, mettiamo anche in Tunisia, in Egitto, basta aumentare latte e pane, fanno già una rivolta. Noi qua ci tocca, lo facciamo, ci tocca. Non ci tocca, non va bene così. Non ci dobbiamo rassegnare, dobbiamo sempre rimetterci noi, non va bene. Cioè noi siamo persone che abbiamo lavorato, che stiamo lavorando, dobbiamo vivere anche noi degnamente e non stare a guardare quello che ci mettiamo nel piatto. Confcommercio e alberghi consorziati questa mattina hanno premiato associazioni e aziende che producono tipicità ed eccellenze del nostro territorio promuovendolo in Italia e all'estero. Dalla pasta al vino, dal caciocavallo al babà alla moretta, fino alle iniziative volte a promuovere le eccellenze locali. Sono stati 10 i riconoscimenti consegnati questa mattina da altrettanti imprenditori, professionisti e rappresentanti di associazioni locali che hanno valorizzato prodotti e luoghi, facendo conoscere le nostre tipicità e le caratteristiche del territorio. L'appuntamento, organizzato da Confcommercio e Alberghi Consorziati, si è svolto all'interno dell'azienda fanese Nuco Promo, un grande centro di spedizione delle vongole. Territorio straordinario, ma per diventare una destinazione turistica bisogna promuoverla e erogare dei servizi ai possibili turisti. Noi quello che abbiamo fatto in questi anni è stato appunto di svolgere un'intensa attività di promozione in Italia e all'estero, cercando di valorizzare tutti i cluster, cioè tutti i segmenti della nostra offerta. Tra questi ovviamente l'offerta dei sapori, l'offerta enogastronomica, dal pesce dell'Adriatico al tartufo del Montefeltro. Questa qui poi di Fano è una eccellenza assoluta, perché qui a Fano si concentrano molte produzioni tipiche, anche innovative, come il caso ad esempio dei profumi, che legano il prodotto enogastronomico al territorio. Il turista di oggi non è più quello di una volta. Il turista di una volta veniva a Fano magari per andare al mare, si crogiolava sulla battigia e poco altro. Oggi il turista vuole immergersi nel territorio, vuole vivere l'emozione di scoprire il territorio, e nel territorio ci sono prodotti straordinari. Migliorare l'accoglienza e potenziare l'attività di promozione sono dunque gli obiettivi del progetto, legato alle tante iniziative portate avanti sino ad oggi, come gli itinerari della bellezza o quelli archeologici e della fede. A breve inoltre verrà presentato il nuovo itinerario musicale, in cui rientrerà anche il Museo della Batteria di Fano. Dobbiamo dare agli imprenditori gli strumenti necessari per potersi promuovere, ha aggiunto la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini, che ha sottolineato l'indotto economico che viene creato. Invece l'assessore Etienne Lucarelli e il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi hanno evidenziato la necessità di fare rete anche per offrire esperienze immersive e multisensoriali. È il secondo anno che abbiamo fatto questa iniziativa per lanciare i prodotti dell'enogastronomia, e non solo, perché abbiamo avuto anche aziende che hanno fatto profumi, gadget, su Fano. E naturalmente il turista che ritorna a casa non vuole avere la solita cartolina, ma abbiamo dei prodotti tipo la pasta, l'olio, e naturalmente io penso che quando mangeranno quella pasta o assaggeranno quell'olio ripensano alla nostra città, al nostro entroterra.
Carenza di personale e realizzazione delle nuove sedi sono questi gli argomenti trattati nell'incontro tra il prefetto Tommaso Ricciardi e le delegazioni delle sigle sindacali dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino. Il primo tema affrontato è stato quello della carenza d'organico dei pompieri, i quali, anche in occasione dell'ultima emergenza maltempo, hanno sopperito a questa difficoltà solo grazie allo spirito di abnegazione e alla professionalità che da sempre li contraddistingue. Poi si è discusso della nuova caserma di Fano che, a causa dei ripetuti intoppi burocratici, continua ad essere rimandata. Infatti ad oggi non è stata posata neanche la prima pietra. Situazione analoga riguarda la sede di Macerata Feltrea, dove sono stati sospesi i lavori. Infine si è parlato della nuova sede centrale di Pesaro Urbino, che per collocazione geografica e strategica risulta ormai essere inadeguata, viste anche le spese di gestione a carico del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Adesso parliamo di abbandono dei rifiuti con il lavoro che è stato svolto da centinaia di piccoli alunni che hanno partecipato alla campagna di volontariato Puliamo il Mondo. I dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Arrivata la 30ª edizione, torna l'iniziativa Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale volta a rispettare l'ambiente dai rifiuti abbandonati. A Fano sono più di 250 gli alunni e le alunne delle classi primarie che hanno reso più pulita e più bella la città attraverso prima delle lezioni sul tema ambientale curate da ASET SPA e Legambiente e poi operando sul campo. Le scuole primarie fanesi che hanno aderito al progetto sono state Decio Raggi, Luigi Rossi, Filippo Montesi, Filippo Corridoni e Francesco Gentile. E proprio a questo ultimo istituto, i ragazzi, muniti di guanti, cappelli e pinze, hanno raccolto rifiuti di qualsiasi genere nel parco situato tra Via del Perugino e Via Barocci. Nella raccolta dei rifiuti cerchiamo di prestare una certa attenzione anche alla tipologia del rifiuto e puntualmente andiamo a verificare tutti gli anni che il maggior rifiuto che troviamo è appunto la plastica. Questo serve non solo a sensibilizzare i cittadini e quindi a farli provare un'esperienza di volontariato attivo, ma anche a sensibilizzare le famiglie, perché loro poi quando tornano a casa di solito fanno presente ai genitori qual è il corretto uso della plastica, per esempio, cioè la carta non si butta per terra ma va gestita in un determinato modo. Alla conferenza stampa presente la dirigente scolastica Melania Martellacci, che ha sottolineato come sia fondamentale per gli alunni delle scuole prendersi cura dell'ambiente attraverso queste iniziative già da piccoli, incentivandoli a diffondere un maggiore senso di responsabilità. Inoltre, non è mancata la presenza di ASET, sempre attenta a questi temi. Il rapporto con le scuole per ASET è di basilare importanza, ma lo è anche per la città di Fano, perché riteniamo che i risultati estremamente lusinghieri avuti in tema di raccolta differenziata siano originati da questo costante esempio di educazione avuta nelle scuole, che hanno formato ormai generazioni che sono molto più attente alla salvaguardia del territorio, alla qualità della vita, da questo punto di vista, che generazioni fa. Quindi per quello siamo estremamente felici di poter collaborare in questo programma di educazione ambientale. All'interno del parco questa mattina i bambini, insieme alle maestre, sono riusciti a trovare diversi rifiuti come cicche di sigarette, pile stilo e tanta plastica, che hanno correttamente differenziato nei cestini. Sono contenta di ereditare questa buona pratica che va avanti negli anni e che punta a fare formazione e informazione presso i nostri ragazzi. Verrà spiegato ai ragazzi l'importanza di avere una città più pulita, ma anche come averla, quindi come evitare che si creino nuovi imballaggi, come evitare che si crei questo sporco, perché questo è un qualcosa che poi crea inquinamento e la parte ambientale si traduce inevitabilmente anche in una parte sociale e di decoro urbano. Passiamo alla mostra di modellismo che è stata allestita alla Darsena Borghese a Fano, dove sono esposti 100 modellini di navi e di aerei militari. Sentiamo allora qualche curiosità nell'intervista che abbiamo realizzato a Giacomo Pagano, socio dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, sezione di Fano. All'interno del suggestivo spazio della Darsena Borghese è possibile visitare una bellissima mostra. Innanzitutto, fino a quando durerà e di che cosa si tratta? La mostra è stata inaugurata il giorno 9, durerà fino a domenica 16 a mezzogiorno, in modo che nel pomeriggio chi ha portato i modelli possa riportarli via. Ed è una mostra di modellismo, divisa in tre settori. Abbiamo settore navale,
settore aereo e settore terra, tant'è vero che l'abbiamo chiamata mare, cielo e terra. E sono 31 espositori e 100 modelli. Tieni presente che nei modelli presenti ci sono anche modelli che hanno vinto varie gare, fra cui il campionato italiano tenuto a Chieti 2 anni fa. Ci sono i modelli presenti che hanno vinto. Pertanto è una mostra a un livello del settore medio-alto. Qual è lo scopo di questa mostra? Beh, noi come Associazione Nazionale Marinai d'Italia abbiamo come dovere istituzionale il conservare e il tramandare le tradizioni della Marina. Però, come sezione di Fano, vogliamo fare in modo che la darsena sia fruibile anche dai concittadini. Pertanto abbiamo fatto e continueremo a fare una serie di manifestazioni aperte al pubblico. Abbiamo fatto concerti, conferenze, mostre. Prima di noi c'è stata una mostra, dopo di noi ci sarà un'altra mostra, in modo che la darsena cominci ad essere proprietà di tutti i cittadini, usufruibili da tutti i cittadini, con i tempi e i modi dovuti, ovviamente. Ascolti, qual è il primo passo per costruire un modellino? Da dove si parte? Due sono le categorie. La categoria degli autocostruiti, che è la più complessa, si parte dal pezzo di legno, parliamo così del pezzo di legno, e si arriva alla nave. La seconda categoria è quella delle scatole di montaggio. Però anche la scatola di montaggio premette che ha delle difficoltà. Se lei pensa che da questo, che è un pezzo della scatola di montaggio, si arriva a quella nave lì. Cioè è tutto un lavoro complesso, perché chi fa il modellismo deve essere un appassionato di storia. Pertanto si deve documentare sugli eventi storici e sul modello, perché costruisce un modello tendendo alla realtà, a fare un modello reale. Secondo, deve avere una discreta manualità, e terzo, un pizzico di buona fantasia. Quanto tempo ci vuole in media per realizzare un modello? Ci sono modelli più semplici e modelli più complessi. I modelli più semplici in un mese si riescono a fare. Modelli come il sommergibile che qui è esposto, ci vuole un anno di tempo per la complessità e per le figure presenti nel modello stesso. La bocciofila San Cristoforo, a distanza di 26 anni dall'ultima volta, approda alle fasi finali di un campionato italiano di società di categoria A. Dopo aver superato la fase provinciale con 11 vittorie e un pareggio e aver resistito all'assalto di Frontenera e Barcardelli ai quarti e in semifinale, sabato scorso il team del CT Adriano Frattini ha sconfitto per 7-1 in trasferta Monte Catini Avis, ipotecando di fatto il passaggio del turno, passaggio ratificato in queste ore dalla federazione, che ha comunicato l'intenzione della squadra toscana di non presentarsi sabato prossimo a Fano per la sfida di ritorno. E adesso invece apriamo l'album di famiglia di Fano TV. L'album perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a Sante Saltarelli ed Erna Renzoni, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio, nozze di diamante per questa coppia residente a Cucurano di Fano. E con questo bel traguardo chiudiamo qua il nostro telegiornale. Appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7 in diretta con Massimo Foghetti per la lettura dei quotidiani. Arrivederci.